Permesso! Ah! Servo Don Ferdinando. Ecco qua, siete arrivati voi, è caduta la bottiglia, ecco qua, A ieri fino una scopa, una pezza. Pulezza pulita, pulita, qua, Piacere. Sono arrivato, Che siete venuti a fare? Scusate, avete lasciato il bancolotto su. Ma guarda! Quando? Ci sono stato fino a casa. Tanto è vero che ho venduto tutte le giornate. Poi vabbè, la volta che il movimento era finito me ne sono andato. Sì, capisco. Ah, però mi pare che è rimasta la signorina De Piazzi, Don Bartolomeo, come si chiama? Lo scartellato. Non si potevate rimanere pure voi, scusate. Io perché vi pago? Ah, perché mi pagate voi? E questo vediamo perché mi pago? Per fare il dovere mio. E servirvi sempre. A me questo sabato non ci sto, è un sabato sì, un sabato no. Un sabato di libertà. Il sabato di libertà. Ma sei? Io non mi ricordo. Non si ricorda. Non vi ricordate? No. Io mi ricordo. Ferdinando, io vi sto un po' antipatico, è vero? Sto un po' antipatico e questa cosa non sta bene, no. Sapete perché non sta bene? Perché? Perché io a voi vi penso sempre e vi rispetto! Io, Don Ferdinando, io sto dentro il bancolotto vostro dai tempi di vostro padre, la buona. Voi siete acconciato 4 ore dentro al piatto. Voi siete acconciato? Sì, ogni tanto, sì. Una bollina, sì, quattro, secondo estratto. Il terno, e indovinate sempre. Sì. Perché ce ne devo fare? Perché sono fortunato. Questa cosa vi dovrebbe anche fare piacere. Ah, pensate, io la settimana passata presi 60.000 lire dalla ruota di Bari, 60.000 lire. Fortuna. Ed io non me ne sono tenuto nessuno. Signora. Sono venuto piccolino dentro il bancolotto vostro. Quello di una concia, come si dice, mi sono affezionato. Non si capisce. Mi sono. Quello per me, Don Ferdinando, è come un padre. Ovviamente poi come una madre, una concia. Lo so. Poi ci sta Stella che è mia figlia. Io devo la rispettare, Don Ferdinando, la rispetta come si potrebbe rispettare una sorella. Non è vero che mia zia era mia, la signora mia, mi dice sempre Mario Stella è la corona della testa tua. E stava attento perché io la testa tua ve la spacca e vi finite di mettere la corona. Figlia mia, bene. Papà, stai buono? Ma raccomando, ecco, una rambressa. Vi parlo, non c'è. Dove andate? Vanno a comprare un vestito nuovo. E un pere rottolo, che andate a fare? Oh, pere rottolo, si chiama Mario. Mario, conosce il negoziante, mi fa risparmiare sul prezzo. Aspetta, Bertoli, vieni un attimo qua, Stella, papà. O l'imbasciata, Bertoli, due secondi e poi... Ma che posso fare? Stato zitto, congiaccio, la faccio onesta a te. Chi stai scemo? Ma io me ne vado! Me ne scappo, me ne vado a figlio! E vai! Don Ferdinando, ho l'onore di dirvi che questa è stata la mozzarella che non doveva fare! Io sto a casa mia, faccio quello che mi pare e piace. Don Ferdinando, schiaffo che avete dato a ste. Come se l'aveste data a me! E ve la prendete per voi, Bertolino, ve lo conservate sottaceto per Natale, così fino in forza, Ma scusate un momento, Don Ferdinando, siamo usciti insieme tante di quelle volte! Sempre, sempre. Che male facevamo, Don Ferdinando! Lo sapevo. Adesso non uscirete più, Bertolino. Siete usciti tante di quelle volte che adesso non uscirete più. Sentite, Bertolino, voi questo pensiero che tenete per mia figlia Stella, levatevelo, perché sennò finisce male. E io non me lo levo. No, voi ve lo levate. Io non me lo levo. Voi ve lo levate. Io non me lo levo. E allora che ragazzi a casa e io bancolotto. No, Don Ferdinando, ho l'onore di dirvi che voi a calci dal bancolotto non mi potete mandare. No. Mi potete licenziare. Mi licenzio. Aspetta. Per potermi licenziare, però mi dovete dare una bella liquidazione. Ovviamente, già che ci siamo, l'imbretto di invalidità e vecchiaia. Poi... Voi siete il mio datore di lavoro, mio padre, no? Io sono da 14 anni dentro il bancolotto vostro. E allora voglio tutta la marchetta arretrata. E che ci devo pensare io, scusa? Voi dovete pensarci all'invalidità, perché ognuno pensa alla sua invalidità, vecchiaia. Che ci devo pensare io? Certo! Voi avete capito la mia buona fede, no, per niente, sentite a me, non vi brugliate più. Io sono da 14 anni dentro il bancolotto vostro, le marchette, ma fa, metà per un, se no sapete che faccio? Vado sopra al sindacato, voi pagate la bella multa e mi guardo, avete capito, mi guardo. Non è vero, lo faccio. Pigliava a casa, ma lei,